Un libro diventato convegno, dallo Sputnik a Marte e oltre. Un modo efficace per ripercorrere l'affascinante avventura della conquista dello spazio, grazie anche al contributo determinante degli italiani, e di approfondire le scoperte scientifiche delineando i prossimi passi futuri. Sull'iniziativa sentiamo il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Sezione Gabriele D'Annunzio di Pescara, Angelo Colizza, e uno dei relatori, il professor Enrico Flamini. Il senso principale di questo convegno era comunque ripartire un attimo dopo questi 2 anni di pandemia che ci hanno tenuti tutti chiusi in casa, e era ripartire soprattutto con i ragazzi delle scuole per far sapere a loro che l'Associazione Arma Aeronautica e l'Aeronautica Militare Italiana è molto vicino e sensibile a quello che sono le esigenze dei ragazzi. Adesso c'è la nostra Samantha Cristoforetti, quindi è argomento attualissimo quello dello spazio in questo momento, che sta effettuando degli esperimenti particolari, sì. Insomma è anche un orgoglio italiano, no? Beh, lo è, diciamo, l'Italia è una nazione che ha nello spazio spalle molto grosse. Ricordo sempre, siamo stati la terza nazione a mettere da soli in orbita un satellite, non la terza ad avere la bandierina nello spazio, ma la terza a poterlo fare con un proprio team lanciando da soli, che è un grande record che resterà nella storia, resta nella storia, e da lì in poi abbiamo sempre avuto un ruolo importante, tuttora abbiamo un ruolo importante nello spazio. La stessa stazione spaziale dove adesso è la Samantha, più della metà di tutto lo spazio in cui lei si muove è stato costruito, progettato e costruito in Italia. Professore, qual è e quale sarà la prossima conquista importante, fondamentale, a cui sta puntando l'uomo? Beh, intanto riuscire a tornare sulla Luna, ma non per starci qualche giorno, ma per riuscire a rimanere in maniera continuativa là, e cominciare a vedere anche quante risorse si possono utilizzare della Luna. E il passo, il grande passo successivo, quello che effettivamente ci farà fare il salto verso il futuro, un futuro magari lontano ma non impossibile, è Marte, di cui dobbiamo prima dimostrare di poter tornare. Già ci siamo arrivati, ci stiamo, i nostri rover, parlo dell'umanità ovviamente, si muovono su Marte, sappiamo moltissimo, abbiamo scoperto tanto, l'Italia è stata una delle nazioni, ed è una delle nazioni guida nell'esplorazione di Marte. Da studioso dello spazio, siamo soli oppure no, professore? Il punto è che non è solo lo spazio, il punto è anche il tempo. Se mettiamo insieme spazio e tempo, potremmo essere soli in questo momento temporale, ma l'idea è che stiamo soli, nel senso come unici esseri in grado di riprodursi, quindi cellule viventi in grado di riprodursi nell'universo, è abbastanza improbabile.